Cosa sono le tappe motorie del neonato? Considerando ampie e diverse popolazioni di bambini, sembrerebbe chiaro che il neonato nel primo anno di vita vada incontro all'acquisizione delle stesse capacità motorie più o meno alla stessa età e nella stessa sequenza. Sulla base di queste valutazioni e nel corso degli anni è stato coniato, o meglio utilizzato, il termine preesistente di milestones, ossia pietre miliari, con il significato di segnapunti per definire il raggiungimento di determinate competenze in maniera prefissata e lineare. Queste sono le principali tappe di sviluppo che vengono solitamente riportate dalla nascita fino al cammino autonomo. Sollevare la testa e poi il busto, rotolare, ruotare su se stessi, strisciare, gattonare, sedersi autonomamente, alzarsi in piedi, muoversi lateralmente e poi camminare. Il termine milestone è entrato così tanto nel modo di dire comune che una delle case editrici più famose a livello mondiale, come secondo significato del termine pietra miliare, riporta la definizione di evento nella vita, progresso o sviluppo di una persona. Tuttavia, nonostante la pura etimologia del termine pietra miliare faccia intendere a un raggiungimento prefissato e lineare delle tappe di sviluppo una dopo l'altra, in realtà non è proprio così. O meglio, i bambini non le raggiungono in maniera lineare una alla volta per poi dimenticarsene e passare alla successiva, ma molto spesso queste tappe si sovrappongono tra loro. Basti pensare ai bambini che nello stesso periodo in cui strisciano, un po' gattonano e poi un po' gattonano, un po' stanno in piedi e viceversa. Inoltre, non tutti i bambini raggiungono tutte le tappe motorie in maniera prefissata. Alcuni bambini le raggiungono molto in ritardo o ne saltano completamente alcune. Pensiamo ai bambini che a 4 mesi fanno fatica a rimanere anche solo 5 minuti a pancia in giù e ai bambini che a 9 mesi non strisciano e non gattonano ancora. Per questi motivi, il termine milestone potrebbe risultare lievemente fuorviante, in quanto lo sviluppo del neonato non avviene sempre in maniera lineare e inequivocabile. Due famosi scienziati, Adolf e Robinson, propongono un termine che mi piace molto: benchmark, ossia punto di riferimento per sottolineare la diversità e la variabilità individuale da bambino a bambino. Noi, in questo videocorso, per comodità intuitiva, useremo tappa motoria o benchmark come sinonimi.